Io non ce la faccio, no, non ce la faccio, è insopportabile la situazione. Certe fiabe fanno cagare. E io mi chiedo come sia possibile che, primo, al giorno d'oggi tuttora vengono raccontate senza essere state modificate. E secondo, che qualcuno le apprezzasse. Ovviamente qui parliamo di opinioni personali. In realtà sono tutte quante fiabe dove c'è da discutere per ore di quanto siano intelligenti, geniali, utili per la società e per i bambini, va bene. Però sono tre fiabe di tre periodi diversi, di tre autori diversi e partiamo subito. Allora, per esempio, um, potremmo partire con questa. La conoscete? Questa è la fiaba di Tremotino. Si tratta di una fiaba... Dei fratelli Grimm. E. Uh, allora, di sicuro conoscete Tremotino per uh, il film di Shrek. Magari qualcuno di voi lo conosce anche per Once Upon a Time o qualche altra cosa strana. Ora, io vi sto per raccontare la storia originale per farvi capire quanto la situazione sia assurda. Allora, um, la fiaba è una fiaba che risale alla Germania di fine Settecento. Scritta per la primissima volta nel 1812, in una delle tante raccolte di fratelli Grimm, ed è una fiaba come qualsiasi altra. Allora... Allora... Eh, non ti preoccupare, so come non farmi bannare, la, la racconterò nel modo giusto, ok? Però la detesto con tutto il cuore. Io ricordo che la raccontai a mio nipote quando era piccolo, perché sinceramente non me la ricordavo così tremenda. Cioè, non ricordavo come finisse con precisione e, e nulla. Gliel'ho raccontata. Ha pianto. Dio mio! Allora, allora. Qual è la storia di Tremotino? Che in originale. È importante specificare anche questa cosa. In originale il nome è qualcosa di impronunciabile. Mi dispiace che in Italia sia stato adattato da 200 anni con Tremotino perché. Dio mio, Dio mio, non c'entra niente, però sappiate che il nome in originale doveva essere qualcosa di impronunciabile, ok? Allora, raccontiamo questa storia. La storia inizia con uh, quest'uomo che racconta un sacco di balle. Lui è un uomo qualsiasi che vive in una città qualsiasi e non ha niente di speciale, mi pare che fosse addirittura un contadino. E inizia a raccontare cagate in giro. No, ma lo sapete che questa moneta, questa moneta che ho in mano, con cui ti sto pagando la birra, l'ha cagata un asino. Ma ti giuro, ma ti giuro, cioè, cioè il mio asino, a un certo punto ha cagato fuori sta moneta e io non sapevo che cosa fare, gli ho chiesto cosa cos'è? la mangiata, no, non lo so. E raccontava un sacco di cazzate al bar, in continuazione, ma cose che non stanno né in cielo né in terra. E quest'uomo racconta palle, racconta palle, a un certo punto... Sente che ci sono gli altri al bar che stanno raccontando delle loro figlie. No, guarda, mia figlia è così bella che ha otto pretendenti. Poi un altro che ti dice, no, guarda, mia figlia è così bella, ma così bella, ma, ma sa anche suonare, ma sa anche cucinare, ma sa anche ballare e sa anche cucire. E poi c'è lui che dice, no, ma guarda, mia figlia è più bella di tutte le vostre perché mia figlia è, co mia figlia è così bella, ma così bella chi sa filare l'oro dalla paglia <ride> ovviamente tutti quanti rispondono con scusa cosa e lui continua a insistere no no ma vi giuro lui sa cioè mia figlia sa filare l'oro dalla paglia <ride> nessuno ci crede però questa palla che viene raccontata fa il giro del regno. Tutti la raccontano ad altri, e altri la raccontano ad altri ancora, e altri ancora la raccontano ad altri ancora, finché a un certo punto il principe, il principe del regno, non sente sta cosa, che c'è una ragazza nel regno, bellissima e che sa filare l'oro dalla paglia. E allora, e allora, a questo punto, il principe decide di eh, prendere il padre lo imprigiona e gli dice, guarda, tu non puoi andare in giro e dire certe cagate e far perdere credibilità a, a me come eh, principe, e e fingendo che no, tu possa essere ricco all'infinito, guarda che le tasse, l'oro... E allora eh, il padre della fanciulla dice, no, ma guarda, non ho mica detto una cazzata, ma è vero, ma mia figlia sa lo, lo sa filare l'oro della paglia, giuro. Prova a farglielo fare, vedrà che lo farà. E quello che succede Quello che succede è che il principe dice Va bene Allora prende sta torre del suo castello E nella stanza più alta Prende la fanciulla e ce la sbatte dentro E sta povera fanciulla Sta povera crista non sa niente <ride> Di che cosa sia successo eh, eh, Confusissima si sente dire da, dal principe Guarda tuo padre ha detto che tu sia filare loro dalla paglia Quindi guarda in questa stanza C'è un montone di paglia Uh, lì c'è una filiera. Filami l'oro dalla paglia. Se lo fai, tuo padre è salvo. Altrimenti, vi ammazzo tutti e due. Eh. <ride> la principessa, la, la fanciulla. Abitudine con le fiave. la fanciulla resta un attimino lì confusa. A dire: Scusa, non so filare l'oro dalla paglia. E il principe dice: Eh, vabbè, tuo padre però ha detto che lo sai fare. Quindi, se domani mattina non c'è, ti taglio la testa. E lei scoppia a piangere. Scoppia a piangere perché non sa filare l'oro dalla paglia. E piange e piange e piange e piange. A un certo punto appare un nano. Appare un nano nella stanza. Che le dice: Ma fanciulla, perché piange? E lei è disperata: Ma mio padre racconta cazzate su di me, adesso devo filare l'oro dalla paglia. Ma come si fa? E il nano risponde: Guarda, io sono magico, posso filare l'oro dalla paglia. Lo posso fare per te. Posso trasformarti tutta quella montagna d'oro in tutta quella montagna di paglia in una montagna d'oro. Ma tu mi devi dare qualcosa in cambio. Ma lei è povera. Ma lei è, è poverissima, e allora a un certo punto dice: Vabbè, guarda, l'unica cosa che ti posso offrire è questo anello. È la cosa più preziosa che ho, tienilo. Perché devo dartelo, perché così salviamo la vita a mio padre. E il nano dice, va bene. E così, la mattina dopo, lei non ha più un anello, però c'è una montagna d'oro accanto a lei. Il principe entra nella stanza e resta sconvolto. Oh mio Dio, ha filato l'oro dalla paglia. Ha filato l'oro dalla paglia. Eh, allora, furbo lui, decide, decide di, eh, giustamente rinchiuderla di nuovo e dirle va bene a quanto pare sai produrre l'oro dalla paglia e allora te ne stai un'altra notte ti riempio tutta la stanza di paglia ma una montagna di paglia così grande in modo che tu mi faccia un sacco di oro tuo padre è libero ma se tu non mi fili di nuovo l'oro ti uccido e la fanciulla di nuovo resta sconvolta e la notte scoppia a piangere perché ok, può anche arrivare il nano, ma io che cosa do a questo nano a questo punto? E quando finalmente il nano si presenta nella stanza, lei dice "Guarda, devo di nuovo filare l'oro dalla paglia. Ti do qualsiasi cosa, mi taglio i capelli, tienili. Mi, mi tolgo tutti i vestiti, resto nuda, tieni tutto. Però devi filarmi l'oro dalla paglia ancora una volta". E il nano dice di sì. Nessun problema. Contratto, firmiamo tutto a posto, ok, facciamo un bel patto e se tu mi dai tutti i tuoi vestiti e tutti i tuoi capelli, allora, allora in cambio io ti filo tutto l'oro dalla paglia. La mattina dopo il principe torna nella torre, riapre la porta e di nuovo c'è la principessa, cioè la fanciulla, nuda, senza i capelli, però c'è una montagna d'oro. Il principe è tutto felice. E decide di chiuderla ancora una volta dentro la stanza, e le dice: Va bene. E allora, stavolta ti do tutta la paglia che riesco a trovare, me la trasformi in oro e se lo fai, ti sposo. E la fanciulla resta sconvolta. E dice: eh, eh sì, ma adesso io che cosa do? <ride> cioè, se, se io non filo la, la paglia, non mi sposi, magari ti infuri pure. E, e cosa do io adesso al nano la notte? E quella notte arriva ancora il nano. E lei non sa che cosa dargli. Non ha niente in mano. No, non ha più capelli. No, non ha più vestiti. Cosa ti devo dare? I denti. E, e allora. Allora, a questo punto, quando si presenta il nanno, le dice: Guarda, se tu mi fili di nuovo, ancora una volta, l'oro dalla paglia, io ti do quello che vuoi. Quello che vuoi. E il nanno dice: Va bene, firmiamo il contratto. firmiamo il contratto, facciamo un bel patto. Io ti filo l'oro dalla paglia, ma. Tra qualche anno, quando farai un figlio, il tuo primogenito appartiene a me. E lei è disperata, allora dice di sì, 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 assolutamente, firmo qualsiasi cosa, va bene, facciamo questo patto. E niente, il nano fa trasformare, fila tra tranquillamente la paglia in oro, la mattina dopo arriva il principe, trova ancora la fanciulla nuda e tutto il resto e un sacco di oro e a questo punto la sposa la sposa e vivono tranquilli, felici e contenti. Dopo qualche anno la principessa resta incinta. Resta incinta e tutti fanno una grandissima festa eh. e tutto il regno festeggia, c'è il battesimo del bambino perché il bambino è il nuovo re dal trono e quindi visto che il bambino è così importante tutti fanno attenzione a questo bambino, tutti fanno i complimenti alla principessa perché il bambino nasce ed è un amore. E la prima notte dopo la nascita del bambino, il bambino sparisce nel nulla. E la principessa si ricorda che aveva promesso che avrebbe dato il bambino a quel nano. E impazzisce. E impazzisce, non sa che cosa fare. E allora lo va a cercare e piange disperata e torna nel posto in cui il nano appariva sempre e il nano appare. E lei dice: Scusa, ho sbagliato, non volevo darti davvero mio figlio, ho cambiato idea. Ho una vita felice adesso. Sono felice con, con mio marito, sono felice di avere un bambino. Per favore, posso riavere mio figlio? E lui dice: Va bene, se vuoi scindere il contratto, devi fare una sola cosa: indovinare come mi chiamo. E. e, e. E lei non sa che cosa dire, inizia a sparare tutti i nomi e Hans e Giacomo e Francesco e Mario e Giuseppe, e non riesce a indovinarlo. Continua a sparare nomi e no, nessuno di questi è il suo nome. E lei di nuovo scoppia a piangere perché il bambino chissà dove è finito, chissà che è successo, chissà come andrà a finire. E lei soffre, e non c'è niente da fare e non, non sa come comportarsi e allora a questo punto la principessa inizia a vagare per i boschi sperando di scoprire da qualche parte il nome del nano finché a un certo punto dopo settimane e settimane di viaggi non lo trova è notte e lui sta danzando intorno al fuoco con il bambino tutto felice perché lo ha fottuto <ride> ha preso il bambino alla principessa e lui è tutto felice canticchia 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 e canticchia una cosa che fa tipo: Oggi fo il pane la birra domani. E il meglio per me è aver per domani il figlio del re. Nessuno lo sa, e questo è il sopraffino: Che io porto il nome di Tremotino. E lei sentendo la canzone. capisce che il suo nome è Tremotino. E allora dice ad alta voce che il suo nome è Tremotino, e può finalmente riavere suo figlio. E così vive per sempre felice e contenta con il suo principe e senza più firmare nessun contratto. Scusatemi, perché io detesto questa fiaba? Allora, 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 stiamo parlando di una fiaba in cui primo... Un padre mette nei guai la figlia perché racconta cazzate su di lei. Secondo, il padre è così stupido, ma così stupido da continuare a portare avanti la sua versione davanti all'evidenza e mi fa solamente infuriare. Poi qualcuno dice perché non ha una morale? Le fiabe non hanno una morale, ti confondi con le favole. Le fiabe non ne hanno una. C'è il mio video sulle fiabe, se hai dubbi, su YouTube. Come capire il significato delle fiabe. Comunque... Scusate... Sono partito con questa perché è la meno peggio delle tre. Scusatemi. Ma... Cioè, non è la botta di culo a darmi fastidio. Mi sta bene che ci sia la botta di culo che lei incontra Tremotino, ma lei si è sposata con un tizio che la voleva uccidere. Come fanno a vivere per sempre felici e contenti? Cioè, c'è un tizio che l'ha costretta per tre notti. Ad essere convinta che la mattina dopo sarebbe morta. C'è sto tizio, ho visto che c'era un, un, un contadino che raccontava balle, ha preso sua figlia e l'ha condannata a morte. Per tre volte. Ma che razza, c'è? Cioè... Ma stiamo scherzando. Che razza di fiabe, cioè... Come... F lei è una cretina, ha ceduto suo figlio. Che razza di madre sarà una madre che abbandona il figlio e che lo vende? Che razza di genitori sono? L'abusivo è quello che cerca di ammazzarla lei... Ma che dia... L'ha rapita, è così che se l'è sposata. L'ha rapita, come fa in questa fiaba ad esserci scritto? E vissero per sempre felici e contenti. Ma felici e contenti dove? Oh... Amore psiche è bellissima, no, non me la paragono, so, so che ci sono anche delle prove, ma non me la paragonare minimamente a questa, Amore psiche è la fiaba più bella mai scritta. Questa roba no, no. Io barba blu lo perdono, lo perdono. Ci sono fiabe peggiori. Ci sono assolutamente fiabe peggiori, tipo questa. Allora, non è una fiaba. Non è una fiaba questa, è una favola in realtà. Però l'ho messa in questo elenco perché la odio con tutto il cuore, ok? Questa è una favola di Esopo, o Esopo, non so nemmeno io come pronunciarvelo, che praticamente è un uomo vissuto tipo 500 anni prima di Cristo. Era un greco e lui scrive un sacco di favole, ovvero racconti molto brevi con protagonisti animali che raccontano una bella storia. Tra l'altro questa rappresentazione è quella di Disney. Ora, ora. Vari autori hanno cercato di salvare questa fiaba dalla sua morale orribile. È la mia preferita è la versione di Gianni Rodari, ma non starò qui a raccontarvela perché, vabbè, che Gianni Rodari sia un genio è una cosa che dovete scoprire per conto vostro. Oh, ciao, Sushi di Leone. Allora, questa è La cicale e la formica. Io odio con tutto il cuore la cicale e la formica. Allora, che storia è questa? Questa storia è quella di una cicala. Una cicala che, essendo una cicala, per tutta l'estate suona. Suona con le sue belle gambe e suona e suona e suona. E suona a motivetti allegri e allevia il lavoro a tutti e continua a suonare suonare e suonare, suonare, ballare e cantare e musica e musica e musica tutta felice. Nel frattempo ci sono tantissime formiche che stanno lavorando e non si godono l'estate perché continuano a lavorare, 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 e non, non si riposano mai. E lavorano per tutta l'estate. E lavorano per tutto l'autunno. E poi arriva l'inverno. Durante l'inverno la cecala inizia ad avere freddo. E inizia ad accorgersi che il cibo non c'è. Non c'è più cibo, non c'è più cibo da nessuna parte, tutte le piante, tutti i semi, qualsiasi cosa è coperta di neve. E, e rischia di morire di freddo. E a questo punto, a questo punto, um, la cicala chiede aiuto. Cerca di chiedere aiuto a chiunque, e chiede aiuto anche alle formiche. E quando va a chiedere aiuto alle formiche, le formiche non le aprono la porta. E dicono: guarda, noi abbiamo lavorato tutta l'estate, ce lo siamo guadagnati il cibo che abbiamo con noi? Cazzi tuoi. Cazzi tuoi. E lei implora e chiede aiuto, e, e chiede di poter anche lei un pochetto. Um, avere un po' di cibo giusto per sopravvivere. E loro dicono di no. Ma assolutamente no. Noi abbiamo lavorato tutta l'estate, tu che hai fatto? Cicala risponde, vabbè, ho cantato. E loro rispondono bene. E allora adesso balla. E chiudono la porta. La cicala muore di freddo e di fame e le formiche l'anno dopo continuano a lavorare. Allora, allora, fino a un certo punto questa favola ha un suo senso. Ovvero... Se tu non lavori e non fatichi per ottenere cose, ovviamente non puoi aspettarti di ottenere qualcosa. Insomma, effettivamente se una persona non fa una beata minchia dalla mattina alla sera non può aspettarsi di ottenere qualcosa e pesare sulle spalle degli altri. E chi invece ha lavorato e ha faticato No, 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 no. Allora perché la odio? Perché? Uh, non abbiamo improntato la nostra vita all'edonismo più sfrenato. Semplicemente questa fiaba è esagerata nel senso opposto. A parte l'edonismo, simile simili in cui io posso credere o confidare o meno, il problema qui è un altro. È sbagliato non lavorare per nulla e cazzeggiare tutta l'estate e poi partendere da mangiare? Certo. Ma non è altrettanto sbagliato far crepare la gente di fame, non riposarsi mai, e rinunciare alla propria salute psicologica? Insomma, a me questa fiaba non è che non piace, perché quello che rappresenta è chiaro, ma per tutte le persone che l'hanno frentesa nel senso più orribile, ovvero trattando la cercare la formica non come un esempio, ma come il massimo esempio. Quindi, come se tutti quanti non potessimo mai cantare, mai ballare, mai festeggiare, neanche una volta per tutta l'estate. L'estate non ce la possiamo godere perché bisogna lavorare. Uh, io vivo a Bergamo. A Bergamo c'è una grande cultura del lavoro. Tant'è vero che gran parte dei detti bergamaschi sono legati al lavoro. Il più grande insulto che puoi dare a una persona quando sei. Bergamasco e dire: eh, Tu sei una persona che non lavoro. Che tu non lavori, tu non fai fatica e quindi non vale niente. Come se il valore di una persona o il valore di un atto fosse conteggiabile, fosse di valore in base alla quantità di fatica che è stata fatta nel portarlo a termine. Quindi sminchia tutto quello che viene fatto con amore, sminchia tutto quello che viene fatto con buone intenzioni. Sminchia tutto quello che può sembrare non faticoso. Sminchia tutti gli impegni che sono in realtà più moderati. Questo, quel, questa fiaba è contro la moderazione non è moderata né nella cecala che canta e balla e basta, né nelle formiche che lavorano e basta. La vita sta nell'equilibrio. A che mi serve vivere se devo vivere per lavorare? Cosa sono? Un ingranaggio? No, sono una persona. E il motivo per cui lavoro è per guadagnare soldi e poter vivere bene. Il motivo per cui le formiche lavorano e faticano. è per poter star bene d'inverno. Giusto? E quindi perché dovrebbero accusare qualcuno di aver sbagliato perché ha fatto esattamente quello che facevano loro? Insomma. Da un lato capisco perfettamente il punto di vista delle formiche e l'approfittarsi della cicala. Va benissimo. Dall'altro. È anche sbagliato a seguire solamente le formiche, sono entrambi esempi sbagliati. Sia la cecala, sia la formica. Dire che uno dei due ha ragione è dei idioti. Dare ragione alla cecala significa dire, E eh, vabbè, eh, tanto io devo sempre pesare sugli altri, non posso mica avere la mia indipendenza. No? Essere da parte delle formiche significa, eh ma eh, la, il valore di una persona e l'importanza della vita di una persona dipende dalla sua utilità. E questo è utilitarismo. Durante l'inverno le formiche si godevano il frutto del lavoro, non lavoravano mica, ma in realtà no. No, nella fiaba non viene specificato che loro ora siano felici, ballino e cantino. Semplicemente loro hanno il frutto del loro lavoro e quindi ora non possono lavorare, se potessero lo farebbero ancora. Non, la fiaba, non, la, la favola non discute minimamente che cosa loro stiano facendo o meno all'interno del formicaio, le prende solo come buon esempio senza giustificare il perché sia un buon esempio e senza esplicitare che loro siano effettivamente un buon esempio. Esopo è, è un genio, ok? Sia chiaro, ok? Non è all'altezza di, di Apuleio, ma va bene, e beh. Io vi consiglio piuttosto di seguire questa fiaba come l'hanno interpretata altre persone. Per esempio, dicendo: Ok, le formiche possono dar da mangiare molto di meno alla cicala e chiedere di fare favori in cambio di lavorare al posto loro per certe cose. Possono. La bontà d'animo sta anche nel condividere, sta anche nell'accettare, sta anche nel non rifiutare e non uccidere. Insomma. Se la cicala fosse morta per i fatti suoi, senza chiedere nulla alle formiche, sarebbe tranquillissima come fiaba, non avrei mm, come favola, non avrei niente da criticare. Ma invece lui chiede. Cioè, la cicala chiede alle formiche. E questo si trasforma in una parata di culo pazzesca dove si difende sempre il lavoratore in quanto lavoratore, e non in quanto individuo, in quanto persona né altro. Mi ha sempre fatto male perché questa fiaba viene utilizzata da un sacco di persone proprio per sminuire chi ha un lavoro che non è considerato lavoro. Anche perché questa fiaba non la vedrete mai utilizzata contro i barboni. So che il termine barboni è sbagliato, ma in questo contesto aveva un certo impatto in più nella frase. Capite? Ah. Comunque, uh, abbiamo raccontato Tremotino abbia raccontato la cercare la formica, quindi via la cercare la formica via Tremotino e questa è l'altra. Questa è l'altra fiaba. Ah. Non è il del gain, mi sa, ma mi sa che è il ventilatore Perché se fosse il gain Dovrebbe essere In questi casi Dopo rumori del genere Sono felice di vedere che qualcuno di voi Già ha capito che fiaba è questa No, non è riccioli d'oro ragazzi È scarpette rosse Le scarpette rosse Questa è la fiaba che odio di più in assoluto Perché finora abbiamo avuto a che fare con un Tremotino Che mm, mm, Ti lascia un po' l'amaro in bocca quando finisce e con la cercare la formica che viene utilizzata male. Questa non si salva. Questa non si salva per un paio di palle. Primo, non è una vera e propria fiaba, è una fiaba d'autore. Quindi, come spiegavo nel video sulle fiabe, non è un racconto popolare che è stato portato avanti per anni, ma è un racconto molto personale scritto da Hans Christian Andersen e pubblicato nel... a metà 1800, ok? A metà 1800 Ora Hans Christian Andersen ha già vari motivi per cui viene odiato da chi studia le fiabe. Ovvero il fatto che prima di tutto Hans Christian Andersen era particolarmente cristiano quando le fiabe sono sempre state abbastanza agnostiche. Cioè il punto della fiaba era proprio il distinguersi dal mito e quindi non poteva mescolarsi la religione. Secondo non è un racconto popolare, quindi è una cosa che lui fa per uh, la propria morale personale e il proprio modo di ragionare. E si percepisce perché molte delle immagini che ci sono all'interno di queste fiabe non sono tipiche delle fiabe. E terzo, Hans Christian Andersen era un egocentrico. Ora, come vi ho già detto, io non ho niente di male, non ho niente contro gli egocentrici. Assolutamente. Però Hans Christian Andersen è uno dei pochi egocentrici che mi sono stati sulle palle. In particolare per fiabe come le scarpette rosse. Allora, che fiaba è questa? Tremenda, davvero, tremenda. Sì, qualcuno ha anche animato questo orrore. La fiaba è questa, ok? La fiaba è questa. C'era una volta una bambina chiamata Karen. E la piccola bambina chiamata Karen era molto, molto povera. E così essendo povera, non poteva permettersi delle scarpe. Un giorno, un giorno, eh, la calzolaia della città, sapendo che lei non si può permettere delle scarpe, decide di prendere tutti gli stracci rossi che ha a casa e di confezionarle delle belle scarpette rosse. Solo per lei. Sono un po' brutte, sono un po' malandate, sono un po' goffe, però sono sue e sono il massimo che si possa permettere. E la bambina è felicissima di avere queste scarpette rosse. Purtroppo, purtroppo... Però la madre di Karen si ammala e muore. E al funerale la bella bambina si porta le sue scarpette rosse perché sono un simbolo dell'amore che ha ricevuto da parte della madre. Però non è ben visto che una bambina o che una donna in generale si vesta di rosso a un funerale. E quindi tutti quanti la guardano un po' male. E c'è questa signora, c'è questa signora molto ricca e fatiscente. Faticente. Perché mi è venuto faticente? <ride> ok, questa signora sta cadendo a pezzi. No, um, un'anziana signora molto ricca e uh, benestante uh, nota questa bambina con uh, i riccioli d'oro e le scarpette rosse e decide di adottarla. Decide di adottarla perché capisce che non ha più una madre e la porta con sé a casa sua. E quando la porta con sé, questa anziana signora decide di bruciarle le scarpette rosse e le getta nel fuoco. Perché non fanno schifo. Sono fatte di stracci, sono sporche, sono luride, sono goffe, sono strane, sono brutte. E quindi le brucia, fine. E la bambina cresce tra tranquillamente con questa anziana signora. Ok? Ora la bambina si porta sempre nel cuore questa cosa delle scarpette rosse. Tant'è vero che un giorno vede passare la regina. E la regina ha una figlia, la principessina. E la principessina non ha una corona, non ha un velo, ha un solo vestito bellissimo e bianco e delle bellissime, bellissime scarpette rosse da ballo. E così Karen la guarda con dolcezza innamorandosi ancora una volta di quelle belle scarpette rosse. Passano gli anni e Karen cresce sempre di più. Finché non arriva l'età in cui lei deve farsi la cresima. Che succede? Succede che Karen per la cresima riceve un regalo da parte della madre, della madre adottiva, la matrigna, l'anziana signora. E l'anziana signora decide di regalare un nuovo paio di scarpe. Però lei non ci vede molto bene e dice: Vabbè, scegli tu, scegli tu in mezzo alla bottega. La bambina Karen entra nella bottega, fa il giro del locale e si innamora di queste bellissime scarpette rosse costosissime fatte di pelle. Sono così belle, ma così belle, che decide di comprarle. Però non dice niente alla madre, non dice che in realtà le scarpette sono rosse. Perché in realtà lei non ha il permesso di prendere delle scarpette rosse, perché in chiesa non si possono portare. E così il giorno della sua cresima, lei va in chiesa tutta felice con le sue scarpette rosse. Entra in chiesa e tutti si voltano a guardarla. E, e, e le statue dei santi si voltano a guardarla. E, e, e i quadri dei santi si voltano a guardarla. E il prete si volta a guardarla. Ha le scarpette rosse. In chiesa. Follia. E così, dopo aver fatto la cresima... Quando esce dalla chiesa, tutti vanno a parlare con una, la sua matrigna, con l'anziana signora, a dirle, ma, ma scusa, perché hai permesso a tuo figlio di venire alla crisima con le scarpette rosse? È una cosa indecente. Cosa? Lei si incazza come una bestia. Se la prende con la bambina, la costringe a buttare via le scarpette rosse, le dice che deve assolutamente buttare via, non deve mettersene mai più, e la costringe a mettersi le scarpette nere. Dopo una settimana vanno di nuovo in chiesa, perché ai tempi, dopo la cresima si faceva la prima comunione. E alla prima comunione, la piccola Karen dice: Sì, 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 metto le scarpette nere, metto le scarpette nere. E invece si mette ancora le scarpette rosse. E entra in chiesa con le scarpette rosse. Prima di entrare in chiesa con le scarpette rosse però, si accorge che oh, si sono sporcate di polvere. E allora va da questo signore con una lunga barba che sta pulendo le scarpe dei passanti prima di entrare in chiesa. E lei si presenta con le mm -hmm. scarpette rosse e gli dice «Me le puoi pulire?» E lui le pulisce, bello tranquillo, fa tutto il suo bel lavorone, le fa scintillare. E mentre le fa scintillare le fa dei complimenti Ma che bella bambina che sei Ma, ma che belle scarpette che hai Guarda queste, queste scarpette se provi a ballare proprio non si staccano più E lei tutta felice Tutta gongolosa Continua a pensare alle scarpette rosse Ed entra in chiesa E in chiesa è così distratta Pensa così tanto alle sue scarpette rosse Che mentre tutti la guardano Non prega Non, non, non recita i salmi Per poco non fa nemmeno la comunione E tutti la guardano malissimo e l'anziana signora si infuria di nuovo con lei dicendole, ma scusa ti avevo detto di non portarle le scarpette rosse, perché ti sei messa le scarpette rosse? Mi prendi in giro. E quando esce dalla chiesa, ecco che di nuovo c'è il signore con la lunga barba che le dice, ma che belle scarpette rosse, ma che belle scarpette rosse che hai. Ma prova a ballare, fammi, ve fammi vedere che balli. E lei prova a ballare. E balla. E balla. E balla! E le scarpette continuano a ballare, a ballare, a ballare, a ballare, e lei non riesce a smettere. Si muovono senza che lei ne abbia il controllo. Fa una fatica pazzesca per cercare di strapparsele via e finalmente riesce a togliersele. E niente. Le scarpette smettono di avere vita propria, tornano scarpette rosse normali. E lei le prende, le nasconde e se le porta comunque a casa. Però resta un po' inquietata da quello che è successo. Una volta tornata a casa, Karen uh, vive la sua vita tranquilla e non mette più le scarpette rosse. Però, a un certo punto, uh, la madre, la, la madre igna, l'anziana signora, si ammala anche lei. E visto che l'ha già visto con la madre, la bambina intuisce che probabilmente morirà presto. È molto, molto, molto malata. E così Karen si prende cura di lei. Finché una notte non lanciano un grandissimo ballo, in una bellissima festa. E in questo bellissimo ballo, in questa bellissima festa, lei decide di portarsi le scarpette rosse e lascia da sola a casa l'anziana signora malata. Lei si mette le scarpette rosse, va alla festa, inizia a ballare e di nuovo non riesce più a smettere. E continua a ballare. E, ballare. e ballare. E ballare. E ballare e ballare e ballare. E non riesce più a fermarsi. Le scarpette continuano a ballare. Lei cerca di fermarsi, ma non ci riesce. E allora cerca di togliersele. Ma stavolta non ci riesce proprio. Si strappa le calze, ma. Le scarpette restano lì, si strappa i vestiti. Ma le scarpette restano lì. Lei non riesce a smettere di ballare. E le scarpette continuano a ballare, continuano a mantenere il ritmo con o senza musica, non si fermano mai. E lei si ritrova costretta a ballare, ballare e ballare. E balla per tutto il giorno e balla per tutta la notte e balla per tutto il giorno dopo e balla per tutta la notte dopo. Finché ha forza di ballare, 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 non finisce ballando per passare davanti alla sua vecchia casa. E qui vede che la sua anziana signora che si era presa a cura di lei è morta per la sua malattia, perché lei non è più tornata a casa e lei non riesce a smettere di ballare, e c'è il funerale, e lei non riesce a smettere di ballare, e continua e continua e continua, a un certo punto appare un angelo, appare un angelo di Dio che punta il dito contro di lei e le dice devi ballare, ballare con le tue scarpette rosse finché non diventerai debole e pallida, finché la tua pelle non si raggrinzirà come quella di uno scheletro. Dovrai ballare da una casa all'altra e dove abitano bambini superbi e venitosi devi bussare, così che ti sentano e che abbiano paura, devi ballare, ballare. E lei impazzisce, implora pietà, implora pietà, non vuole più ballare. E allora inizia a bussare alla porta del boia. E bussa, e bussa, e bussa. E il boia esce tutto preoccupato. è che bussa. Eh, sono io, non riesco a smettere di ballare. Le scarpe si muovono da sole, mi serve aiuto. Tagliami i piedi. E il boia. Resta un attimino confuso. Non, non sa so che cosa fare. Lui è abituato a tagliare teste. E questo continua continua a insistere. No, ti prego, tagliami i piedi, tagliami i piedi. E allora lui le taglia i piedi. E i piedi monchi dentro. Alle scarpette rosse continuano a ballare e ballare per i fatti loro. E continuano a ballare, si muovono in giro per la città e poi scompaiono nella foresta. E continuano a ballare. E lei finalmente si ferma, però non ha più i piedi. Ed è per sempre disabile. E si deve muovere con delle stampelle. E a questo punto lei... Decide di andare in chiesa per implorare perdono per tutto quello che ha fatto per essersi messe le scarpette rosse. Lei non voleva mettersi le scarpette rosse. Lei non voleva peccare. E allora va in chiesa. Però, appena arriva davanti all'entrata della chiesa, ci sono i suoi due piedi monchi dentro alle scarpette che stanno ancora ballando e ballando e ballando. E allora lei scappa via, terrorizzato. Dopo una settimana, arriva la domenica. E lei decide di tornare a messa e provare ancora a chiedere perdono a Gesù Cristo. E quando arriva davanti alla chiesa, ci sono i piedi dentro, alle scarpette rosse che stanno ancora ballando e ballando. E allora lei zoppica via spaventata e decide di andare a farsi suora. E una volta che si fa suora va a fare una vita di clausura, senza vedere più nessuno, e inizia a lavorare. E inizia a essere riconoscente, e sta sempre con la testa crina, e, e, e chiede perdono, e impara a memoria tutti i salmi, e continua a implorare. E ancora prova ad andare in chiesa, e davanti alla chiesa ci sono i suoi piedi, ormai marci, che ancora dentro le scarpette rosse continuano a ballare, ballare, ballare. E allora lei, disperata, ritorna a casa sua, ritorna nella sua clausura, inizia a pregare Dio di perdonarla e muore. Mm. Cioè, allora, allora... Vedete che pure voi dite che è una fiaba di merda. Lo vedete che pure voi dite che è una, una fiaba di merda? Non a caso sta live si chiama Tre fiabe che detesto. Questa era la terza. Quella che detesto di più. È tremenda. È tremenda. Cioè Penso che sia la fiaba più del cazzo che io abbia mai sentito. Esatto Ale Purple, signore e signori, allegria! Cioè, ci rendiamo conto? Il messaggio della fiaba? Beh, ce ne sono tanti. Uno di questi è, non ti devi mettere le scarpette rosse, perché è peccato. Vi assicuro... La piccola fiammiferaia non è niente. Allora, nella fiaba non è chiaro quanto tempo sia passato, magari lei muore perché è invecchiata nel frattempo, eh? Cioè viene detto solamente che lei continua a leggere la Bibbia a vece alta, che impara tutti i salmi, che vive in clausura. Non viene detto per quanto tempo. L'unica cosa che dice nel finale è che lei va in paradiso. Perché viene perdonata. Questa fiaba l'hanno raccontata a tantissimi bambini. Poi, un altro messaggio della fiaba è che se cerchi di darti all'edonismo, come per esempio ballare, finirai per non riuscire più a smettere. Se hai, hai, fai sesso con qualcuno non riuscirai più a smettere di far sesso. È pericoloso, è il male, eccetera, eccetera, eccetera. E questo non è dei fratelli Grimm, questo è di Hans Christian Andersen, capite? è vero che non c'è una versione ufficiale di Dumbo. Certo che non c'è, è, è inventata da Disney la storia di Dumbo. Non, non, non esiste una versione ufficiale perché è, è della Disney. Tant'è vero che un sacco di gente si è infuriata quando hanno detto: Oh, il primo classico Disney basato su una storia completamente originale, Il Re Leone. Ma il Re Leone è basato sull'Amleto ed è basato su Bambi. Quando la Disney anni prima ha fatto Dumbo e varie sequenze di fantasia e varie sequenze di musica maestro che erano basate sul niente. Cioè, non, non è la prima fiaba... Cioè, non è il primo classico Disney originale. Era solo stato il loro modo per evitare di mettere proprio il titolo esplicito di qualcosa. Sì. Sì. C'è il lieto fine perché vai in paradiso. Non è bellissimo. Ah. E con questa fiaba io concludo la live di oggi. Spero che vi sia interessata. Se non l'avete vista tutta recuperatela dall'inizio che le altre due fiabe non sono così tremende ma comunque più o meno ci siamo. E intanto vi dico che... Che schifo. Che schifo. E ci hanno fatto un cartone animato su questa! Comunque, non ti preoccupare, lo so che non volevi davvero paragonare amore e psiche e tremotino. È solo una somiglianza che effettivamente c'è, e che tra l'altro arriva proprio da amore psiche, mi sa, eh? Ah. Intanto faccio un raid verso Cybermill, che sono lì tutti quanti divertiti a fare le loro cose. Mi mando da loro, che tanto domani parto per andare da loro. Sì, domani sono a Roma. Ma alla sera anche a voi E uh, buon raid E uh, se invece volete ricominciare da capo la live Godetevela Ah Dio mio Dio mio Ciao ciao